Buongiorno cantanti, benvenuti al terzo episodio di Respirazione per il canto. Oggi vi proporrò un esercizio supini, quindi vi dovrete sdraiare con un bel tappetino per ginnastica, yoga o anche un tappetino di quelli da mare. Tutto il corpo ben disteso, in posizione supina chiudete gli occhi. Adesso rilasciate i piedi. Muovete un po' le dita dei piedi, rilasciate i polpacci, le ginocchia, le cosce, rilasciate la pancia, la schiena, a terra, al suolo. Toccate il suolo con la schiena. Inspirate, espirate, rilasciate i muscoli del torace. Le dita delle mani, muovetele un pochino e poi dopo poggiate i palmi a terra o in alto, come preferite. Rilasciate le braccia, rilasciate le spalle, aiutatevi con il respiro. Rilasciate i muscoli del collo, rilasciate i muscoli della testa, il mento. Rilasciate i muscoli del collo, della testa, rilasciate il mento, rilasciate i muscoli delle guance, i muscoli degli occhi, rilasciate i muscoli delle guance e degli occhi, la fronte. Adesso eseguiremo un esercizio di inspirazione ed espirazione nel quale vi condurrò io, quindi dovrete solo lasciarvi andare. Non preoccupatevi se non riuscite ad eseguirlo perfettamente secondo le mie indicazioni, perché vi chiederò di inspirare tipo in 8-9 secondi. Se a un certo punto vi accorgerete che l'aria non entra più, non preoccupatevi, voi seguite le indicazioni e vedrete che ci sarà comunque un miglioramento, d'accordo? Allora, iniziate sempre con gli occhi chiusi. Inspira in 1, espira in 2. 1, 2. Inspira in 2, 1, 2. Espira in 3. 1, 2, 3. Inspira in 3, 1, 2, 3. Espira in 4. 1, 2, 3, 4. Inspira in 5, 1, 2, 3, 4, 5. Espira in 1. Inspira in 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espira in 5, 1, 2, 3, 4, 5. Inspira in 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espira in 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira in 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espira in 1, 1. Inspira in 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, espira in 5, 1, 2, 3.
2, 3, 4, 5. Inspira in 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, espira in 1, 1. Adesso respira normalmente, apri gli occhi, sospiro di sollievo. Molto bene. Respirate naturalmente, un'inspirazione spontanea e lasciate che il respiro torni naturale. Ricordatevi che dopo che eseguite questi esercizi di respirazione, soprattutto se fa troppo caldo, aspettate prima di alzarvi. Adesso, sempre con gli occhi chiusi, riconcentratevi sulla testa, rilasciate la testa. Cercate di sentire se questo esercizio ha creato tensioni o magari avete strizzato gli occhi o le guance. Rilasciate le sopracciglia. Rilasciate gli occhi. Rilasciate le guance. Rilasciate il mento. I muscoli del collo. I muscoli delle spalle. Polsi, muovete i polsi e lasciateli giù, le dita delle mani una a una, mignolo, anulare, medio, indice, pollice e lasciate, rilasciate il petto, il cuore, i polmoni. Rilasciate tutti i muscoli addominali. Sospiro di sollievo, lo stomaco, rilasciare. Rilasciate il bacino. Rilasciate i glutei, le cosce, le ginocchia, i polpacci, le caviglie. Rilasciare i piedi, le dita dei piedi, rilasciare le dita dei piedi e la pianta dei piedi. Ok. Potete rimanere in questa posizione quanto vi aggrada. Quando l'esercizio sarà terminato, aprite lentamente gli occhi, lentamente, vi mettete su un fianco, vi tirate su con un braccio e rimanete seduti per un po'. Lentamente potrete alzarvi. Ogni volta che eseguiamo esercizi di respirazione dobbiamo fare attenzione all'iperventilazione. Questi esercizi sono molto rilassanti, quindi non dovrebbe succedere nulla, però essendo magari sdraiati, sicuramente il fatto di tirarsi su, di rialzarsi improvvisamente non è consigliabile. Quindi state molto attenti, sempre seduti, quando sentite che è tutto normale, tutto a posto, allora vi potete alzare. Molto bene, io spero che questo esercizio vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di mettermi un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale, che è molto importante avere un insegnante personale che vi segua nel vostro percorso di respirazione, di tecnica del canto e di esecuzione dei brani, nello studio della teoria, delle scale e della lettura della musica. Quindi, se non avete un vostro insegnante e volete contattarmi su Skype, sarò ben felice di accogliervi, altrimenti mi raccomando, aiutatevi sempre con questi esercizi e confrontatevi con l'insegnante. Vi auguro buon canto, buona respirazione e vi aspetto al prossimo episodio di Respirazione per il Canto. Ciao!